Buongiorno a tutti e benvenuti a KeFex, la web serie educational dedicata agli effetti speciali ottenuti chimicamente. In questo episodio vedremo come realizzare le fiamme verdi, un importante effetto cinematografico utilizzato per ricreare ambientazioni magiche. L'effetto può ricordare la realizzazione di fuochi fatui nei film horror o con temi esoterici. Si può utilizzare anche nei laboratori chimici per riconoscere le sostanze. Infatti, quando prendono energia termica dall'esterno, le sostanze sono in grado di emettere delle radiazioni luminose caratteristiche, ovvero dei colori specifici. Basti pensare ai saggi alla fiamma per riconoscere gli elementi. Ma ora vediamo come si realizza questo affascinante effetto, grazie all'aiuto dei nostri amici chimici. La realizzazione di questo effetto è molto semplice e non presenta particolari rischi di pericolo fisico. Inizialmente si preleva la quantità desiderata di borato di potassio, che deve essere ionizzato con poche gocce di acido solforico. Si miscela con una bacchetta e si aggiunge il contenuto di una pipetta Pasteur di metanolo, che fungerà da combustibile. Le fiamme verdi appariranno innescando la combustione con un fiammifero. La durata dell'effetto è ovviamente condizionata dalla quantità di metanolo aggiunto. La particolare colorazione verde è dovuta al fatto che gli elettroni dello ione borato presente nella miscela con la combustione acquistano energia in eccesso, per cui si spostano su livelli energetici superiori e nel ritornare nel loro livello rilasciano energia luminosa corrispondente alla radiazione verde. Grazie ai nostri chimici per questa fantastica dimostrazione. Mi raccomando però, non rifatela a casa. Benché semplice, ogni esperimento va fatto in un vero laboratorio, con tutti i dispositivi di sicurezza. KeFex vi dà appuntamento al prossimo episodio, in cui vedremo come realizzare il sangue finto. Arrivederci! Papa?